Ciao, io sono Pasquale e questo, come sempre, è Io Risparmio e benvenuto in un nuovo video. Oggi, come sempre, volevo un po' frullare gli zebedei con i Riz, ma in questo caso volevo parlare di un libro. Questo libro, The Intelligent Reits Investor, che ovviamente richiama al capolavoro di Benjamin Graham, lo considero, come dice il titolo, una vera e propria Bibbia dei Riz. Ed ora andiamo anche a vedere il perché dico questo, a capire per quale motivo lo considero come un must per chi si approccia al mondo dei REITs, a questo mondo, e per quale motivo ancora di più ho deciso di puntare a questa asset class con maggiore forza rispetto al passato. Per chi fosse interessato a comprarlo, trova il link affiliato di questo libro qui sotto in descrizione, il link affiliato di Amazon. Prima di cominciare però, volevo come sempre ricordarti che se sei nuovo su questo canale puoi sempre iscriverti e cliccare la famosissima campanella delle notifiche. E se il video ovviamente è stato di tuo gradimento, per favore fammelo capire al più presto lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, ma anche per la mia soddisfazione personale. Bene, libro scritto da Stephanie Cuson Kelly, che è la responsabile della Investor Relation del REIT Corporate Office col ticker OFC, e Brad Thomas, un analista di iREITs Forbes e da 25 anni nel mondo del real estate. Per cui persone che di per sé hanno una solida base di esperienze nel settore dell'immobiliare. A differenza del libro di Buffett, voglio prima parlare dei lati negativi del libro, il libro di Buffett che ho deciso qualche settimana fa, e che sono pochi, e poi quelli positivi. Bene, negativi, è caro porca zozza, e io che sono diventato tirchio quasi in questo periodo, £26 per un libro che, escluse le appendici, è solo 165 pagine, poco più di 200 con le appendici alla fine, beh, comunque, scritto anche con caratteri grandi. Poi in alcuni passi esplicitamente quelli in cui vengono mostrate le formule di calcolo dei vari indicatori è parecchio complesso, soprattutto per i neofiti, ma con un pochino di passione si risolve tutto. Per il resto, per quanto mi riguarda, sono solo lati positivi. Libro diviso in tre parti. Nella prima parte 5 capitoli che spiegano per filo e per segno come nasce un REITs, quali sono gli enti regolatori, le varie tipologie di contratti, quelli di locazione, per quali motivi un determinato settore immobiliare usa un contratto di locazione piuttosto che un altro, oppure perché la lunghezza di vari lease cambia nel tempo rispetto ai contratti. Questo porta anche a numerose considerazioni sul discorso della diversificazione delle tipologie di REITs per tipologia di proprietà, perché alcuni REITs possono essere più liquidi e altri no, ma non solo. E poi anche una analisi storica in questa prima parte che ne dimostra come nel lungo periodo sia un asset class che fino al 2015, l'anno in cui è stato scritto questo libro, hanno battuto dal 2000 al 2015 sia il Dow Jones che il Nasdaq che il famoso S&P 500. Si analizzano anche le metriche per capire come un dividendo possa essere considerato sicuro e sopportabile non tanto nel suo pagamento ma proprio nel fatto che mantenga l'azienda stabile e sana. Si analizzano anche come avvengono acquisiti gli immobili, quindi le acquisizioni degli immobili, e come capire se il debito per l'azienda è sostenibile. Una sezione molto interessante di questa prima parte del libro, di questi primi capitoli, è l'analisi per comprendere in quale parte del ciclo economico una particolare tipologia di REITs dovrebbe essere comprato perché andrebbe a performare meglio. Office, retail, industrial, residential, insomma, quando e soprattutto perché. Nella seconda parte, composta da 3 capitoli solamente, però questi sono molto corposi e estremamente pieni di tecnicismi. Si analizzano le diverse tipologie dei REITs. Ci sono i famosi REIT classici, poi ci sono anche i cosiddetti up REITs e i down REITs. E queste sono diverse tipologie di organizzazioni che si basano su un elemento che è molto importante per il funzionamento del REIT stesso, della sua corporate in pratica. Un altro aspetto fondamentale è che non tutti i REITs hanno azioni da scambiare via broker. E sì, perché non tutti i REITs sono quotati in borsa. Sono anche quelli cosiddetti privati o anche quelli, come dice il libro, not listed, quelli non listati. Poco liquidi e quindi molto rischiosi, ma in prospettiva ovviamente con probabilità di ritorno più alto. Si procede poi anche a un'analisi per la tipologia di rendimento del REITs in determinati periodi storici e in particolare una decade molto importante, dal 1998 al 2008. In diverse sezioni del capitolo 7 si comparano anche come i REITs hanno performato rispetto ad altre asset class e anche perché hanno performato in maniera diversa. La cosa che adoro di questo libro è che i fatti non vengono solo illustrati, ma ci vengono anche spiegati, si va a capire le motivazioni
di taluni comportamenti dei REITs nel mercato globale. L'ultimo capitolo della seconda parte è il più ostico. Tutte quelle varie formule sono spiegate qui. Spiegate sì, ma da comprendere e da metabolizzare, secondo me, le metriche di valutazione dei REITs in toto. Quelle operative, come ad esempio fra i tanti il Net Operation Income, o quelle della profittabilità, come le FFO, Fund From Operation, che sarebbero in pratica quello che per le aziende normali corrisponde all'earning per share, praticamente l'earning per share del mondo dei REITs. Poi anche un'analisi delle metriche del balance sheet e infine delle metriche valutative che vanno ad affrontare anche la questione dividendi e payout ratio, così come anche le modalità e le problematiche legate alla copertura del dividendo e così via. L'ultima parte è costituita invece da appendici che coprono vari dati interessanti, come ad esempio la lista alfabetica dei REITs quotati fino al 2015 sul mercato americano, la lista dei ticker e anche la lista di quelli che hanno un rating da parte di agenzie di rating. Un libro secondo me estremamente interessante sia per il neofita del settore, ma anche per chi voglia andare ad approfondire con tecnicismi matematici il mondo dei REITs. Io ho già comprato il secondo della stessa autrice, che tra l'altro è uscito proprio in questo novembre, che sarebbe questo. Bene, staremo a vedere cosa dirà questo altro libro. Intanto in questa asset class snobbata da molti e cambiata nel tempo ci sono tante cose da scoprire e le mie convinzioni sono sempre state solide su questo asset class e lo sono diventate e consolidate ancora di più con questo manoscritto, che ricordo può essere acquistato con link affiliato Amazon qui sotto in descrizione. Bene, ti ricordo che se il mio video ti è piaciuto, il modo per farmelo capire è di lasciare un pollice in su e magari di iscriverti a questo canale e di cliccare la famosissima campanella delle notifiche. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!